Una volta terminata la procedura di registrazione alla piattaforma, la schermata che appare è la seguente. In alto a destra il nome del docente, Rossi Mario. Nella parte centrale della schermata il codice di sistema attribuito appunto dalla piattaforma COSMI, in questo caso all'alunno Roberto De Luca, il codice fiscale dell'alunno Roberto De Luca, la sede, o meglio l'istituto e poi la sede di frequenza, il nome del docente dell'alunno Roberto De Luca, lo stato di attivazione dell'alunno Roberto De Luca e poi nella colonna delle operazioni, le operazioni basilari che si possono fare in questa schermata. Informazioni e modifica informazioni. Le informazioni sono relative a tutto quanto è stato inserito e nel caso si volessero modificare è sufficiente cliccare sul tasto matita. E a questo punto è possibile modificare le informazioni inserite relative all'alunno. Il pulsante cartelletta permette l'attivazione del percorso di vita, o meglio, permette l'effettiva redazione del PEI. Attraverso il pulsante centrale con il simbolo della cartelletta si avrà la possibilità di aggiungere il percorso di vita dell'alunno Roberto De Luca per l'anno scolastico in corso. Quindi attraverso il pulsante aggiungi vedrò le informazioni del mio alunno, potendo definire la tipologia del percorso da compilare, che si tratti di un PEI ordinario oppure di un PEI provvisorio, attraverso l'impostazione del sistema che mi dà l'anno scolastico di già in corso. E utilizzando il pulsante Salva mi ritroverò questa schermata con i pulsanti che adesso andremo a vedere. Nella colonna delle operazioni ritroviamo quindi questi pulsanti e aggiungiamo un'informazione in più rispetto a quella visualizzata precedentemente. Il tasto I delle informazioni stavolta mi darà la possibilità di effettuare il download del progetto di vita che ho realizzato. Il tasto duplica mi darà la possibilità l'anno successivo di duplicare il percorso che ho redatto per il mio alunno, considerando che comunque le sezioni che andranno a duplicarsi riguarderanno solo le sezioni anagrafiche che eventualmente hanno delle informazioni non modificabili. La colonna delle integrazioni contiene delle azioni che sono successive alla redazione del PEI. Dal tasto del libro si avrà la possibilità infatti di aggiungere un'eventuale revisione al PEI e di realizzare la valutazione intermedia e la valutazione finale nei momenti canonici del GLO. Utilizziamo il tasto indietro per visualizzare il simbolo successivo che è dato dalla cartelletta e come tale raccoglie appunto tutte le programmazioni che sono state redatte dall'insegnante curriculare. In ultimo abbiamo l'ultimo tasto che ci darà la possibilità di richiedere gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno successivo, indicando quindi il numero di ore richieste per l'attività di sostegno e l'attività educativa. Torniamo di nuovo alla colonna delle operazioni in cui è contenuto il tasto da cui prende avvio la compilazione del percorso. Si apre un elenco che si sviluppa in verticale in cui sono contenute tutte le sezioni di cui si compone il PEI. Passiamo quindi all'illustrazione delle singole sezioni di cui si compone il PEI. Le prime due sezioni, quadro informativo e scolarità pregressa, sono di competenza dei genitori. Ricordiamo infatti che la piattaforma COSMI è una piattaforma multiaccesso, per cui le singole sezioni possono essere compilate da uno degli attori dei percorsi inclusivi. In questo caso le prime due sezioni, come già detto, sono di pertinenza dei genitori. Ma se per mille motivi i genitori o per scarse competenze informatiche o per altri motivi non compilassero questa parte, allora forse sarebbe il caso di invitarli a scuola per un incontro con l'insegnante di sostegno, di modo che poi l'insegnante di sostegno può conoscere l'alunno, può conoscere la particolare situazione e insieme ai genitori si possono compilare queste parti. La sezione quadro informativo prevede le generalità del genitore 1, le generalità del genitore 2 e un quadro
all'interno del quale viene descritto il funzionamento dell'alunno in famiglia. In particolare, le informazioni preziose che ci possono dare i genitori sono quelle relative ai punti di forza e ai punti di fragilità del loro figlio per come lo conoscono. L'ultima scheda della prima parte del quadro informativo è il dialogo con lo studente. Dialogo con lo studente che si riferisce unicamente agli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e che sono maggiorenni. In questa sezione, come prescrive il PEI nazionale, gli studenti maggiorenni possono intervenire a dare una descrizione di se stessi all'interno del PEI. Per quello che riguarda la scolarità pregressa, in questo incontro con i genitori, oppure i genitori, come dicevo prima, a distanza, lavorando appunto attorno a Cosmic, a un tavolo virtuale che raccoglie tutti quanti gli attori dell'inclusione, possono raccontare l'esperienza scolastica del figlio dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, semplicemente compilando questi campi. All'interno di questa sezione è possibile dare una descrizione dell'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse. Quindi in questa prima finestra bisognerà inserire appunto i dati di contesto relativi quindi alla classe, alla sezione frequentata dall'alunno, alla tipologia della frequenza oraria del nostro alunno, se si tratta quindi di una frequenza completa o personalizzata, indicando successivamente il numero degli alunni per classe, le ore di sostegno assegnate e le ore di assistenza alla persona laddove è presente l'educativa scolastica. Sarà successivamente possibile inserire anche la tabella dell'orario settimanale attraverso il pulsante blu. Quindi cliccando all'interno comparirà una tabella la cui gestione è pari a un documento Word. Infatti sarà possibile modificare anche le frazioni orarie del nostro istituto e inserire successivamente la ripartizione settimanale facendo riferimento a questa leggenda antistante, che riguarda quindi la possibilità di indicare se è presente l'alunno, laddove chiaramente il nostro alunno effettuerà una frequenza personalizzata. In caso contrario invece non bisognerà mai più indicarlo. Successivamente invece scriveremo se è presente l'insegnante di sostegno oppure l'assistente all'autonomia e alla comunicazione. Sarà quindi possibile identificare le risorse che sono destinate agli interventi di assistenza igienica di base, anche quali figure professionali sono destinate all'assistenza, all'autonomia o alla comunicazione, e anche la possibilità di individuare altre risorse professionali che sono presenti sia in classe che nella scuola, facendo riferimento per esempio a docenti che sono in possesso di titolo di specializzazione o docenti che fanno parte dell'organico dell'autonomia. La casella altro ci darà modo di specificare nel box di scrittura successivo quali altre risorse sono da utilizzare. Successivamente sarà possibile anche indicare tutti quegli interventi che la scuola mette in atto per realizzare la partecipazione alle uscite didattiche e alle visite guidate del nostro alunno. Nella finestra Altri dati sarà possibile invece effettuare una descrizione più qualitativa del contesto didattico del nostro alunno, definendo ad esempio il grado di inclusione che si percepisce all'interno della classe, la qualità delle relazioni fra i pari o con gli adulti. Nella sezione note, un box di scrittura altrettanto libero, potremmo integrare tutto ciò che riteniamo necessario a corredo della descrizione realizzata. Passiamo ora alla sezione aspetti clinico-medici, sezione di pertinenza del medico, ma qualora il medico non avesse accesso alla piattaforma sarà l'insegnante di sostegno che potrà compilare i campi predisposti. Il primo campo da compilare è scadenza del verbale d'accertamento, le voci preimpostate sono le seguenti: al termine della scuola dell'infanzia, al termine della scuola primaria, al termine della scuola secondaria di primo grado o fino al termine degli studi. Qualora la scadenza fosse diversa da una quelle preimpostate, sarà necessario riportarla in questo campo.
A seguire bisognerà riportare i dati della diagnosi, se redatta secondo il codice ICD-10 oppure i codici ICD-9 se la diagnosi è redatta secondo questo classificatore. Tanto la piattaforma prevede l'inserimento dei codici ICF, le neuropsichiatrie non hanno ancora predisposto il profilo di funzionamento. In questo senso questa voce, questo campo non è da compilare. A seguire bisogna inserire la data della diagnosi, l'ente certificatore è una sintesi della diagnosi. Bisogna indicare i terapisti, gli interventi medico-riabilitativi e se l'alunno segue qualche terapia farmacologica. Se l'ente locale ha predisposto un progetto individuale per il nostro alunno, in questa sezione sarà possibile realizzare una sintesi di quanto stabilito all'interno del progetto individuale, in maniera tale che gli interventi previsti potranno essere accordati con il PEI. La sezione del quadro funzionale e la progettazione didattica rappresentano il cuore della piattaforma, in quanto sarà proprio in questa sezione sarà possibile dare una descrizione del funzionamento del nostro alunno all'interno del contesto scolastico attraverso le quattro dimensioni che qui vediamo e potremmo, sulla base di questa osservazione dell'analisi di questa funzionalità, fissare la progettazione didattica per il nostro alunno. Prendiamo ad esempio una delle dimensioni che è contenuta all'interno del quadro funzionale, poiché la struttura che ci apparirà sarà la medesima all'interno di tutte e quattro le dimensioni. Quindi sarà importante tener conto del messaggio che la stessa piattaforma ci comunica, tanto che sarà necessario compilare solo le dimensioni che sono funzionali agli interventi, al nostro intervento educativo didattico. La griglia ICF in questo caso non intende sostituirsi ad una valutazione diagnostica che invece è ad opera esclusiva della neuropsichiatria, ma intende guidare la nostra osservazione e l'analisi del funzionamento del nostro alunno all'interno del contesto scolastico. Prendiamo ad esempio le funzioni dell'attenzione, potendo scegliere fra le voci presenti perché interessate alla nostra osservazione, il mantenimento dell'attenzione da poter valutare come punto di forza oppure come punto di debolezza. La sezione del commento, che invece è rappresentata dal nostro box di scrittura, è una sezione che è da compilare obbligatoriamente e in cui è possibile descrivere il funzionamento del nostro alunno nella modalità di un comportamento funzionale oppure viceversa di un comportamento disfunzionale. Dopo aver osservato e analizzato la funzionalità del nostro alunno attraverso la griglia ICF, si passerà all'individuazione dei fattori ambientali correlati da inserire nel nostro setting educativo didattico nel caso in cui appunto si tratti ad esempio dei prodotti e della tecnologia per la comunicazione. Si potrà analizzare quest'ultimo in termini di facilitatore, poiché il suo inserimento avrà ovviamente dei benefici a livello per quanto riguarda l'attività e la partecipazione del nostro alunno, oppure se si tratta di un elemento che al contrario ha una funzione di barriera e che quindi ostacola l'attività e la partecipazione del nostro alunno. Ancora una volta la sezione del commento è obbligatoria per appunto descrivere le funzionalità positive o negative legate al determinato fattore che abbiamo individuato. A questo punto sarà possibile individuare gli obiettivi di sviluppo, poiché dopo un'osservazione e l'individuazione dei fattori ambientali correlati sarà possibile definire gli obiettivi di sviluppo che descriveremo nella casella di scrittura. Dopo aver individuato gli obiettivi, a questo punto potremo definire la progettazione didattica da realizzare per il conseguimento degli obiettivi che abbiamo individuato. Vediamo velocemente un esempio di compilazione di un PEI rispetto ad una diagnosi di un disturbo dell'attenzione piuttosto complesso.
Vediamo nella griglia ECF, appunto, il mantenimento dell'attenzione è per il nostro alunno un punto di debolezza. Nella sezione del commento viene dettagliata la disfunzionalità, appunto, del comportamento, descrivendo, appunto, la caduta dell'attenzione anche di fronte ad attività che sono state strutturate e che sono di breve durata. E anche rispetto a delle attività che sono al nostro alunno già note, l'alunno stesso appunto fatica a lavorare. Quindi, avendo utilizzato il campo del commento, ricorderò di utilizzare il tasto salva per salvare quanto ho appena descritto. Passiamo adesso all'individuazione dei fattori ambientali correlati, che specificamente in favore dell'attenzione individuo come prodotti e tecnologia per la comunicazione. Descrivendo appunto quest'ultimo con le caratteristiche di un facilitatore, per cui nella sezione del commento descriverò le funzionalità relative all'uso eventualmente di un computer, per cui l'interattività e il potere multimediale appunto dello strumento costituiscono per il nostro alunno un facilitatore dell'apprendimento. Una volta che abbiamo osservato il nostro comportamento all'interno del contesto scolastico e abbiamo individuato i fattori ambientali, potrò definire gli obiettivi di sviluppo. Ma la piattaforma mi restituisce un riassunto d'area che mi dà la possibilità di visualizzare costantemente quanto analizzato prima e potrò più facilmente e molto più coerentemente definire i miei obiettivi di sviluppo, decidendo di elencarli come in questo caso o in maniera argomentata, se si preferisce. In questo caso, avendo analizzato prima la funzionalità non adeguata dell'attenzione, va da sé che l'obiettivo di sviluppo da fissare per il mio alunno sarà proprio il miglioramento della capacità di attenzione e di concentrazione durante lo svolgimento di un compito. Successivamente, alla individuazione degli obiettivi di sviluppo, ancora una volta la piattaforma mi restituisce ancora costantemente la visualizzazione degli obiettivi che ho fissato nella sezione precedente e potrò sempre più appunto coerentemente definire la progettazione didattica che andrò a utilizzare perché il mio alunno possa raggiungere appunto i suoi obiettivi. Definendo per esempio la strutturazione di una routine in grado di gestire insomma le attività didattiche e ludiche, potendo attenuare i distrattori in maniera tale da prevedere quindi un'organizzazione di spazi e di materiali che mantengano più possibile appunto l'attenzione. Un uso anche condiviso di regole, di accordi come patto formativo e anche un training delle autoistruzioni verbali per appunto stimolare un dialogo interno di fronte a delle situazioni di problema che dovrebbero favorire appunto l'apprendimento di procedure di apprendimento. Dopo la progettazione didattica, individuerò anche i facilitatori, descriverò quindi il ruolo dei facilitatori e con quali modalità di intervento poter appunto realizzare la mia progettazione. Passiamo quindi alla sezione successiva, progettazione educativa, sezione di pertinenza dell'educatore. All'interno di questa sezione vanno indicati gli obiettivi appunto della progettazione educativa, i facilitatori e le modalità di intervento. Se l'educatore non fosse assegnato all'alunno, questa sezione è di pertinenza dell'insegnante di sostegno. Passiamo quindi alla sezione programmazione disciplinare e comportamento, che come vediamo è divisa in primo ciclo e in secondo ciclo. Passiamo al primo ciclo e vediamo subito che in questa sezione è necessario specificare le discipline interessate al tipo particolare di programmazione, e cioè se la programmazione è comune alla classe con criteri di valutazione comuni, se la programmazione è semplificata e quindi per obiettivi minimi e con criteri di valutazione relativi ai nuclei fondanti disciplinari, oppure se è differenziata con criteri di valutazioni personalizzati. Nella scheda comportamento
Dobbiamo indicare se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe, oppure se il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi. Ecco, vanno specificati tutti quanti in questo campo. In questa sezione, siamo nel secondo ciclo, bisognerà indicare se la programmazione è comune alla classe, oppure equipollente o differenziata, e quali sono le discipline interessate alla programmazione comune, equipollente o differenziata. Se la classe frequentata dal mio alunno è interessata allo svolgimento delle prove invalsi o all'esame di stato, allora compilerò questa sezione. Cliccandoci si aprirà la finestra in cui potrò indicare, sia per la scuola primaria che per la scuola di primo grado o di secondo grado, se il mio alunno svolge la prova di italiano oppure se è esonerato dalla prova, potendo indicare anche la tipologia dei facilitatori che introdurrò per lo svolgimento della prova. La stessa cosa succede per lo svolgimento della prova di matematica o di inglese. Per quanto riguarda invece lo svolgimento degli esami di Stato, la sezione viene suddivisa fra primo ciclo e secondo ciclo per la differenza di denominazione delle prove. Per cui all'interno del primo ciclo definirò se il mio alunno svolgerà una prova di italiano comune alla classe o semplificata o addirittura differenziata, con la stessa possibilità di individuare i facilitatori da inserire all'interno dello svolgimento della prova. Differente per il secondo ciclo, per cui il mio alunno potrà svolgere o una prova comune, o una prova equipollente, o una prova differenziata, con l'indicazione dei facilitatori. La sezione successiva, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, è una sezione di competenza esclusiva della scuola secondaria di secondo grado. In questa sezione, appunto, l'insegnante di sostegno potrà indicare il monte ore da dedicare allo svolgimento del progetto PCTO, la documentazione necessaria che è stata realizzata prima dello svolgimento del progetto, la tipologia dei soggetti ospitanti, se sono state svolte delle attività propedeutiche, quale periodo di svolgimento, con quale tutor, che tipo di valutazione verrà utilizzata e, qualora lo studente fosse maggiorenne, lo stesso alunno potrà partecipare a questa sezione con delle osservazioni sul progetto che ha realizzato. La sezione accordi con neuropsichiatria e famiglia è di pertinenza del medico. Il medico, se lo ritiene, può inserire in questo posto di scrittura tutto ciò che ritiene pertinente, può inserire indicazioni, suggerimenti al team, al consiglio di classe per come dire, una migliore realizzazione del percorso educativo, e in questa sezione possono essere messi degli allegati, i verbali dei GLO, per esempio. Ecco la sezione delle osservazioni della famiglia in cui la famiglia potrà appunto descrivere all'interno di questa sezione delle osservazioni sul percorso che è stato realizzato. L'ultima sezione, la sezione degli allegati, invece ci consentirà di poter allegare ciò che riteniamo significativo a completamento della descrizione del percorso che abbiamo realizzato, che si tratti di un prodotto multimediale realizzato dal nostro alunno, insomma di un prodotto che descrive le risorse, le potenzialità appunto che il nostro alunno possiede.